Vieni con me a scoprire il viaggio verso l'uno. Benvenuti, ben ritrovati. Oggi vi parlo, riguardo alla rubrica del lunedì dei saggi dell'essere, di un grande ricercatore italiano, forse poco conosciuto, se ne parla magari poco, però sicuramente una persona di grande spessore, che è Vittorio Marchi. Ho conosciuto Vittorio Marchi di persona nel 2008 perché organizzai un evento, diciamo all'ambito olistico, e lo invitai a parlare dei suoi studi, delle sue ricerche, perché avevo visto, diciamo, ricercando un po' su internet a quel tempo, il suo lavoro. E devo dire che è sicuro, è stato, perché purtroppo non è più nel corpo fisico dal 2017, veramente un grandissimo ricercatore, un qualcuno che ha mostrato veramente una grande anima, perché ha saputo poi raccontare attraverso i suoi libri, attraverso il materiale che ci ha lasciato e quello che ho potuto poi toccare io con mano in quell'occasione. Il grande gioco della realtà, dell'universo, di come quando ci si avvicina alla verità personale, a scoprire come funziona un po' tutto quello che ci circonda, la Matrix in cui siamo immersi, praticamente cerca di rallentare questo lavoro, di bloccare o di corrompere chi sta portando avanti questo lavoro in tanti modi, utilizzando magari false promesse, di chissà quali successi, quali ottenimenti materiali o personali, oppure anche attraverso i ricatti. E lui, raccontò a quel tempo proprio che era stato un po' quello il gioco che avevano fatto, cioè il ricatto, la minaccia che se avesse divulgato le sue scoperte, le sue conoscenze, chissà cosa sarebbe successo. Ma la sua pacatezza, la sua tranquillità, la sua coscienza, la sua consapevolezza, che la percepivi, veniva proprio, la toccavi con mano, era così ovvia che la morte non esiste, per cui niente, nessuno può farti nulla se non soltanto rallentare quello che è un semplice e naturale processo di coscienza, di risveglio di coscienza, chiaramente per chi ce l'ha, per chi la vuole far emergere, perché dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, non tutti su questo pianeta hanno questo potenziale animico, questa capacità di espandersi in ciò che ci circonda e quindi di percepire proprio a livello tangibile, di essere ovunque, di compenetrare tutto ciò che ci circonda e quindi avere questa coscienza appunto che ti porta a una consapevolezza tale per cui sai che se fai del male a qualcun altro lo stai facendo a te stesso, se inganni qualcun altro stai ingannando te stesso e se in qualche maniera usi in modo improprio, sfrutti l'ambiente, le risorse o quello che sia senza un effettivo ricambio, un effettivo scambio, in realtà stai solo prosciugando il tuo potenziale, è quello che comunque è nato appunto in chi questo potenziale ce l'ha. Quindi oggi voglio proprio presentarvi con questo articolo che trovate sul sito di essereppiù.com, attraverso un suo video in cui lui racconta appunto le sue ricerche, attraverso un articolo, attraverso questo video. Questo individuo, non mi piace chiamarlo persona perché la persona è la maschera, person appunto, maschera che è strutturata dalla personalità, dall'ego, da tutta una serie di sovrastrutture che il sistema, l'ambiente in cui viviamo
ci fa costruire, no? Nell'arco del tempo, iniziando già da quando siamo bambini. Ma voglio identificarlo come individuo perché lui è riuscito, portando quello che sono state appunto le sue consapevolezze, è riuscito appunto, per quello che è stata la mia esperienza, a passarmi questa grande forza, questa grande chiarezza, proprio a questo modo così pacato, così tranquillo, così sereno, perché quando si è consapevoli, quando si ha chiarezza, quando si è riusciti a collegare tutti i puntini del visibile e anche dell'invisibile, perché oggettivamente ricordiamoci una legge importante, così in alto, così in basso, così fuori e così dentro. Quindi significa che tutto ciò che ci circonda è un ologramma e non è qui l'inferno, là il paradiso, o fuori il cattivo e dentro il buono o viceversa. Ovunque c'è una parte dell'altro e quindi non è rinnegando la materia, rinnegando quella sta realtà, cercando di fuggire da questo spazio per andare chissà in quale altro posto idilliaco, che comunque è una falsa promessa, riusciamo a risolvere il problema. Tutto sta nella responsabilità, nella presenza in ogni spazio in cui siamo, quindi siamo in questa materia, cerchiamo in questo spazio di materia di acquisire sempre più consapevolezza, sempre più chiarezza di chi siamo, anima, e quindi come anima la materia non esiste, nel senso che ha la capacità, l'anima, di non fermarsi di fronte ai limiti della materia, di espandersi e quindi di non rimanere incastrata dentro a delle scatole, dentro a delle situazioni che bloccano. E se riusciamo a prendere questa consapevolezza in questo spazio materiale, lo possiamo fare in qualsiasi spazio, lo spazio universale, lo spazio infinito, lo spazio interno, lo spazio esterno, ovunque. E questa consapevolezza cosa ci porta? Ci porta sempre a un'espansione che ha solo un obiettivo, quello di arrivare alla verità di ciò che è, quello di espandersi in tutto lo spazio, ma in questa consapevolezza non ci fermiamo come anima di fronte a niente, a nessuno. E quindi anima non si accontenta dei racconti, delle favole, delle illusioni, delle false promesse o dei ricatti, perché se anima è alla ricerca della verità di ciò che è, vuole in ogni situazione, in ogni esperienza, in ogni incontro, in ogni vissuto, la dimostrazione che è verità. E quindi chi è di fronte a noi si deve dimostrare per ciò che è, non può usare maschere, non può usare illusioni e non può usare inganni. Quindi, se siamo in questa consapevolezza, nessuno ci può più raccontare favole, nessuno ci può più raccontare illusioni, e quindi questo ci permette di uscire dall'inganno della Matrix ed espanderci nel tutto. Il tutto che siamo noi, che è anima, che è l'universo, che è l'uno. Ma per poter trasformare questa conoscenza in coscienza e consapevolezza integrata, quindi dal dire al fare, all'essere, appunto, bisogna superare determinati limiti mentali. Però amplieremo nei prossimi video questo tipo di discorso. Oggi mi fa piacere farvi conoscere questo ricercatore attraverso questo mio contributo. Quindi vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta, al prossimo video. Buona continuazione.